Zivac, del 1998, il numero uno del miglioramento personale underground. E intro. Oh, ciao a tutti ragazzi, sono Zivac dal 1998, il numero uno nel miglioramento personale underground, e nelle aree di miglioramento underground una delle più importanti è l'apprendimento. E adesso in questo podcast con Manolo, che è di cocoa.com, dove recensisce libri, è appassionato di lettura, e Giovanni, che invece impara in un modo più adatto a lui, parliamo di apprendimento, che è stato uno dei temi principali all'inizio, perché qualsiasi abilità, la volta scorsa abbiamo parlato di seduzione, parlando di miglioramento personale, ma la cosa più importante è dove e come impari queste cose, e qui lo vediamo un po', lo vediamo insieme. Chi vuole iniziare di voi due? Vai Manolo. Allora, io parto facendo tutta la premessa. Apprendimento è una parola mega gigante, cioè gigantesca, che ha dentro di tutto e di più, e di sicuro non sono sicuro di essere io il magister a poter insegnare come apprendere. Perché ne volenzi, adesso vai, dai un po' di idea. No, l'ho detto. Posso dire che ormai in questi x decine di anni, tra una cosa e l'altra, che studio materie extrascolastiche, su cui invece non ero particolarmente brillante, mi sono accorto che se una cosa ti piace, non c'è nemmeno bisogno di studiarla. Cioè, ci sono cose che... Se ti piace, la studi lo stesso perché ti piace. Non c'è bisogno di studiarla, intendo. Non c'è la fatica dello studio. Specifichiamo, perché sennò qua... No, esatto, cioè non c'è bisogno di studiarla, vuol dire che la leggi, la guardi, la fai e la impari naturalmente, al contrario di cose che invece di prendere il libro, studiarlo, e che palle, devo sottolineare, fare appunti. Cioè, è proprio un cambio di mindset totale. Quindi, bravo. Ed è per questo... Cambio di mindset. Vi dico totale. Una cosa, il segreto che ho scoperto in questi anni... Che se tu, affanculo la motivazione, se tu studi qualcosa, allora uno, se ti piace, comunque ti ci metti lì. E se riesci in qualche modo ad associare le due pulsioni biologiche primarie di sopravvivenza e replicazione a quello che studi, studi molto in fretta. Esempio che facevamo nella puntata precedente a seduzione, ho fatto il mio esperimento di socializzazione, che non ho concluso il loop, quindi chi non ha seguito questa, se perde questo pezzo, io in quell'anno ho imparato anche a diventare fotografo. Non sapevo nulla di fotografia, non sapevo tenere la macchina, non sapevo la macchina digitale, non sapevo usare Photoshop. Vi garantisco che il potere motivazionale del tira di più che il carro di buoi funziona di brutto, nel senso che in pochi mesi, con i tutorial, con i video, con i libri, con tutto, sono veramente, ero ossessionato da quello è il termine giusto. Se riusciamo, dico sempre, a diventare sapiosessuali in modo diverso, ovvero a mettere la componente della, diciamo in qualche modo, di qualcosa di molto importante per noi nell'apprendimento, non facciamo fatica. E l'altro passo poi è di iniziare piccoli, costruire l'abitudine alla lettura o all'ascolto, ai video, poi vediamo, ci sono canali sensoriali diversi, ognuno di noi ne ha uno più preferiti, ecco che diventiamo dei super studenti. Scusa, sì, io me lo ricordo quel tuo periodo da fotografo, e io all'epoca facevo... Stato su GQ in poco tempo. Lavoravo come giornalista e fotoreporter, e mi ricordo che mi capitava che ogni tanto mi chiedessi qualche consiglio di robe così, e avevo visto proprio la tua curva di apprendimento, che era stata mostruosa. Cioè, non avevi mai preso in mano una macchina fotografica, e nel giro veramente di qualche mese eri diventato un fenomeno. Poi ci sono altri aspetti che qua, ma quelli li lasciamo qua, non li dobbiamo dire. Però è stato anche un esperimento sociale. In quell'anno sono andato a 54 appuntamenti. Il mio obiettivo era avere un appuntamento, un dating alla settimana, e ho fatto tanto dating, ho imparato tante cose che mi hanno migliorato come essere umano nel lavoro. Ma torniamo ai libri di Manolo, che l'altro giorno in una live ci ha fatto vedere il suo Kindle, che è pieno di libri.
Io finito, nel senso, questo era il mio, la mia cosa. Poi di metodi, ovviamente, ne abbiamo tutti studiati tanti, da quelli super asciutti, quindi derivazione americana, quindi sempre per citare il solito Tim Ferriss, che nella sua Il dis superficialità è delle il cose. caffè. Il dis è il caffè. Poi scheda, faremo la scheda sul dis e il caffè. Cioè la decostruzione per le abilità e dei sistemi di codifica, eccetera, il suo modello. Ma secondo me, ecco, più che Perry, scusa Manolo se ti interrompo sempre, ma mi diverte la cosa, mi dà proprio un piacere personale. No, però una delle cose più importanti che è stata nella mia vita prima di iniziare a fare corsi, eccetera, nel 98, è stato trovare MIMO, memoria e metodo. E lì in particolare, a parte la parte Assolutamente. finale della dinamica mentale che io avevo già fatto in quel famoso corso là, che però è fatta molto bene in MIMO, soprattutto la parte non metafisica, quindi è quella più valida, cercatevelo in giro che da qualche parte lo trovate. Zio Hack, c'è anche qua componente, e Hack, cercate nei posti dove nessuno dovrebbe cercare. Comunque, no, perché non è più in vendita purtroppo. Comunque, l'altra cosa, le mappe mentali di Tony Buzan. Ne ho parlato da subito nel mio lavoro, perché già le usavo al Politecnico. Ricordo una volta ero dentro una stanza, no? E c'era tecnica, boh, insomma, c'era un corso molto tecnico. Entrano questi, oh, facciamo dei corsi di apprendimento, sai, venditori, i poveri studenti sfruttati da aziende senza scrupoli per diventare venditori in cambio del Carne corso da cannone. costosissimo del maiale, non si butta nulla, queste cose di queste psicosette dell'apprendimento, perché c'è, ogni corso di apprendimento è una psicosette in Italia, a meno che non sia appunto fatto tipo coso. E arrivano, fanno, ah, c'è questo corso, e poi si imparano anche le mappe mentali, e gli faccio mappe mentali come questa, e avevo lì il foglio orizzontale disegnato a mano con le mie, guardate, ce l'ho sempre in giro, anche se non uso più carta e penna da tempo, con le mie pennette colorate, ecco. Oh, avevano visto un cazzo di alieno, oh guarda, ha chiamato l'altro, dico, ma che cazzo, forse appunto carne da cannone, non avevano ancora fatto il corso, non lo so. Probabile, Non è un si giudizio stavano di questo ancora corso. guadagnando il loro posto in paradiso. Anche perché mi ha chiamato uno di quelli che ha portato queste cose in Italia quando ho iniziato, mi hanno chiamato in tanti, è stato gentilissimo Johnny, mi si è presentato, cosa qui. Quindi ho conosciuto quelli che poi hanno portato le memotecniche in Italia. Posso dire che quel settore delle memotecniche è fermo ai tempi di Henri Lorrain, scheda, e che quindi si è fermo un centinaio d'anni fa, anche le comunicazioni, cioè Gene Quick, tutti questi moderni no, non stanno portando pochissimo di nuovo, niente di Niente, innovativo, eppure li niente. chiamano gli Avengers, porca miseria, perché non posso andare anch'io dagli Avengers? Questo mi domando. Comunque, ecco, volevo citare le mappe mentali del buon Tony, riposi in pace, e anche il buon Johnny, riposi in pace. Assolutamente, confermo anche io le mappe, quando le ho scoperte, sono state una svolta perché, cioè, è proprio cambiano completamente l'approccio alla schematizzazione propria, cioè, sono veramente uno strumento eccezionale. Eh sì, perché il nostro cervello che cosa fa di base? Crea collegamenti, cioè i Esatto. neuroni co si connettono tra di loro, Ma vengono infatti, trasmessi, se eccetera. Secondo me le mappe mentali sono, scusami, uno strumento di pensiero più ancora che di apprendimento. Cioè, io non le metterei nemmeno limitatamente all'apprendimento, ma proprio perché secondo me, almeno dal mio punto di vista, funziona molto di più nel fare il brain dumping Sì, è un che brainstorming personale. nell'assorbimento. Vero, vero, vero. E aggiungerei mappe mentali e anche mappe concettuali, perché io spesso uso quelle concettuali, che fondamentalmente sono le mentali un po' prive di grafica, e spesso quando uso questo aggeggio, che è Remarkable 2, sono prive di colore. Poi infatti a un certo punto ho detto, vabbè, ci ho provato una volta, ci riprovo, e sono passato all'iPadone, questo coso qua che mi permette di usare il colore, perché in effetti il Remarkable è bellissimo per gli appunti, così al volo mentre parliamo noi, però manca del colore, e manca tanto, il colore piace al cervello. Aiuta Sì, la storia molto. dell'emisfero destro, colore e cose
non è proprio così, ma adesso non perdiamo tempo in neurobiologia, neuroscienze, anche perché c'è magari... Quelle le teniamo per un'altra puntata. No, magari intervisto qualcuno anche più preparato, insomma, che cazzo c'è? Ah, no, via, scherzo. Magari dopo sento il mio amico Mico Delli, magari vediamo di fare qualcosa anche con lui. Però il punto è che effettivamente è un modo di pensare diverso. Qual è il difetto? Che poi inizi a parlare come me, salti come parlano gli amici, salti di palo in frasca, lasci loop aperti, ma questo a livello di comunicazione è un vantaggio, perché è molto più naturale e rimane di più, cosa quello che è importante. E secondo me una comunicazione troppo lineare, troppo strutturata, torniamo al discorso del metodo, che è fondamentale nell'apprendimento, perché tu nell'apprendimento devi sempre usare quello che dicevamo nella discorsa seduzione, una metodologia, perché ognuno di noi è diverso. Ad esempio, se uno è dislessico, ecco, buongiorno a tutti, sono dislessico, ecco. No, adesso scherzi a parte, io ho una dislessia leggera, per l'amor del cielo, non niente di tremendo, però è un qualcosa che da sempre mi ha dato una, chiamiamolo, un piccolo handicap, ovvero per me la lettura è un'attività estremamente faticosa. Cioè, non sono un lettore forte, leggo per necessità, perché nel mio lavoro comunque è necessario farlo, occupandomi di formazione, consulenza, il mio lavoro, una buona fetta del mio lavoro fa parte, è l'apprendimento che poi trasmetto ad altri, e di conseguenza leggo per necessità. Ma io nella mia vita ho sempre trovato altri metodi di apprendimento molto molto più funzionali. Io ad esempio ascolto e vedo fare le cose e le apprendo con una velocità pazzesca. Cioè io generalmente anche cose manuali le vedo fare una volta e sono in grado di riprodurle. È una sorta di compensazione del mio cervello di questa difficoltà dall'altra parte. E da questo punto di vista ho trovato, sotto consiglio dello zio, una piccola nuova isola felice, che è l'ascolto accelerato. Perché siccome per me ascoltare le cose è uno strumento di apprendimento molto, molto più efficace che leggerle, l'ascolto accelerato, per cui la possibilità di ascoltare a per due i video, gli audio, ha letteralmente raddoppiato la quantità di informazioni che sono in grado di assimilare nella stessa quantità di tempo, che per me è fenomenale, anche perché io ho interessi vastissimi, mi piacciono centinaia di cose e spesso mi ritrovo con lo scoglio dell'avere il tempo di starci dietro. E devo dire che da questo punto di vista gli strumenti tecnologici, applicazioni varie che ci sono, se non supportate in modo nativo, come adesso fa ad esempio anche YouTube, che consentono l'ascolto accelerato, sono personalmente una delle figate più totali dell'ultimo periodo. Ecco, sì, sì, oggi finalmente c'è, tra l'altro, ascolto accelerato senza che la voce diventi una cosa. Esatto, perché mantengono il pitch ampliando la velocità, per cui eviti l'effetto Alvin and the Chipmunks, che invece si aveva con gli strumenti precedenti. Hai parlato di una cosa molto importante, l'orizzontalità, quindi la non specializzazione verticale in un settore, che è un discorso molto importante, lo chiamano anche essere fluidi, essere multitalentuosi, o ai miei tempi lo chiamavano essere rinascimentali, no? Quindi alla Leonardo da Vinci, tante passioni, lui è il genio originale, insomma, da cui è derivato anche le mappe mentali come concetto, derivano da lui, mischiare grafica, appunti, eccetera, tutto il lavoro di Michael Gelb sull'apprendimento, sulla creatività di Leonardo, eccetera, molto interessante, magari un po' banalotto, però interessante. Ho detto banalotto, Michael Gelb. Ma lasciamo, mettiamolo in fondo. E verrai arso vivo in 3, 2, 1. No, però in effetti era quello che dice. Beh, perlomeno lui in un settore che è statico ha portato un qualcosa di
originale a modo suo, quindi ha portato un pochino di innovazione, se no tutti da 100 anni insegnano le stesse memotecniche che nell'apprendimento sono utili solo per certe cose specifiche, ecco, poi lì ripeto, e tutti gli altri stanno ripetendo concetti e cose antiche. E poi... A me il framework è piaciuto però, sì, il framework di pensare come Leonardo mi ha tra l'altro parla anche italiano, quindi ci può capire e cazziare, se vuoi commenta sotto, perdonami. No, anche a me è piaciuto, lo seguo ovviamente, quindi come seguo una marea di altri mentori, persone che non sanno neanche che sono miei mentori, cioè sono comunque fonti di ispirazione, eccetera. L'importante è sceglierli di qualità. Esatto, bravo, questo è l'argomento più importante, non è il discorso di studiare, è il discorso di non studiare minchiate a monte, perché garbage in, garbage out non vale solo per il computer, il gigo, vale anche per gli esseri umani. Quindi se uno inizia a leggersi, come ho fatto io ai tempi, ecco perché sono molto contro la letteratura New Age, oggi, a meno che uno non lo sa, che la mette in un frame di intrattenimento, se uno inizia a leggersi scaffali di spazzatura, e poi ci mette intanto in giro c'è ricerca sperimentale, psicologica, biologica, neurobiologica, uno sta rallentando il proprio miglioramento personale a tutti gli effetti e il proprio apprendimento. Ecco perché sono un grande fan, più che dell'aggiungere il mio sistema di produttività parte dal cestino, poi adesso anche altri l'hanno adottato, cioè parte dal togliere. Altra cosa per l'apprendimento essenziale, e magari ne parliamo nella prossima puntata, è il discorso della salute. Cioè, la cosa più importante per l'apprendimento è la piramide del benessere, quindi togliere lo stress, dormire bene, perché il vero apprendimento è come l'allenamento, avviene durante il sonno, cioè i benefici li abbiamo durante il riposo, quindi dare una grande priorità al sonno e mantenere il corpo in salute con un movimento possibilmente funzionale, un allenamento, un movimento quotidiano. Senza di questi tutto il nostro sistema non funziona bene, ecco perché mi stupisco che ci siano, ed è una grande lode alla capacità umana comunque di studiare molto, gli intellettuali dovrebbero sembrare tutti dei bodybuilder, sai? In realtà non è così, e questo mostra che comunque abbiamo degli strumenti di apprendimento molto potenti. Io seguo gente di un paio di decadi anche più giovani di me, dico, ma come cazzo ha fatto quello lì a quell'età a imparare tutte quelle cose? Uno, viviamo in un mondo oggi che ci dà la possibilità di imparare sempre di più e rapidamente, ci sono delle sintesi bellissime, cioè vuoi imparare la psicologia, non so, seguiti il podcast Psinel di Gennaro Magnoli o vai su Audible e c'è Scuola di Psicologia di Mazzucchelli e della collega, mi scuso il nome, non lo ricordo, e bravissimi, cioè una sintesi pazzesca, un bignami audio. Quindi è ideale anche per te, Giovanni. Io per tanto tempo leggevo un libro al mese e guardavo una fracassata di video. Cioè io tutto quello che avete visto con i miei clienti nei videocorsi, cambiare divertenze, eccetera, io l'avevo imparato e replicato in video. E come diceva Manolo o Giovanni, riesco a assorbire le abilità viste in video a patto che non siano fisiche, cioè se vedo un video di uno che strappa da terra 120 kg non alzo, vabbè. Se vedo uno che fa jiu-jitsu non imparo il jiu-jitsu, però imparo i principi del jiu-jitsu. Adesso hanno fatto un nuovo corso i Gracie, della Gracie University, sui 32 principi e quelli, cioè le parti diciamo concettuali o che si possono replicare verbalmente o mentalmente, quelle riesco a assorbire. E quindi quando ho visto la PNL ho capito, uno, che mi serviva un certo tipo di atteggiamento psicologico per poterla applicare,
torniamo al discorso seduzione, serve un inner game, serve un certo tipo di atteggiamento un po' feroce, interiore, che poi andando nell'ipnosi diventa ancora più feroce, perché parleremo anche di ipnosi. Se volete seguiteci, mettete il like, fate la recensione a 5 stelle, mandatemi una schermata a zio@migliorati.org, avrete in omaggio un mio video mentre faccio la doccia. No, scherzo, avrete in omaggio qualcosa che vi potrà essere utile in base alla vostra recensione. La leggo. Che non è la foto dello zio che fa la doccia. Assolutamente, era un video, anche perché vabbè, magari posso darvi un video di una delle modelle che... Lì potrebbe già essere più interessante, ma... sì, che... e lì avrai testimonianze pazzesche, perché quello è il fattore motivazionale biologico che abbiamo detto all'inizio. Comunque, per chiudere, che cosa è stato più utile per voi nell'apprendimento? Quindi diamo come sempre zio Hack, perché io do cose pratiche che uno può usare subito. Abbiamo parlato dell'ascolto accelerato, delle mappe mentali che sono molto semplici da fare, idea centrale al centro con un po' di grafica, ramo possibilmente colorato, una parola per ogni ramo, più disegnette e immagini possibili, se no sono mappe concettuali che vanno benissimo, una parola per ramo perché permette di collegarle a altre parole e creare connessioni neuronali, e si parte dal centro, l'idea più importante, e nei rami le idee secondarie e via via le idee, cose. Quindi da una gerarchia, da una struttura reticolare, il foglio di solito viene messo in orizzontale, e vabbè, se andate sul mio sito, sul mio blog ecnews.net, ogni puntata recentemente mettiamo anche le mie mappe concettuali, che non capirete, perché la mappa concettuale è una codifica non per voi, ma per me, ma le metto lo stesso per dare un'idea che... Anche perché hai una pessima scrittura. Anche perché ho una pessima scrittura, e concordo, perché a volte non riesco a leggerla dopo 2 giorni. E scrivo, attenzione, le mappe concettuali cose si scrivono sempre in stampatello. Quindi figurati se le scrivessi in corsivo. Se io non riesco neanche a leggere quello che scrivo in stampatello, figurati come cazzo sono messo. Comunque, consigli, guarda, pratici? Consigli pratici, dal mio punto di vista, anche proprio testandolo fisicamente sui miei clienti e studenti, che uso ovviamente come cavie per i metodi di apprendimento. Giusto, sempre. Bravo. Altro consiglio pratico, spiegate quello che avete appreso a qualcun altro. Cioè, io tutto quello che ho fatto, il manuale di seduzione, l'ho scritto per me, spiegandolo a qualcun altro per imparare quello che stavo studiando da questi presunti esperti, in realtà. Esatto, mi è proprio anticipato, cioè spiegarlo a qualcun altro. Bravo. E provarlo, cioè mettere in pratica quello che si è imparato. Azione. Perché sono due modi per fissare i concetti in modo immediato e per mantenerli nel tempo, perché al concetto si collega una memoria di tipo esperienziale, per cui se tu una roba che leggi nei 10 minuti, un'ora successivo, la provi una volta, te la ricorderai 10 volte di più che averla letta 10 volte. Metodo Montessori, una delle cose del metodo Montessori, che ancora oggi è un'altra scheda. Non ci sarà mai le schede, comunque proviamoci. Ma a noi piace pensare che ci saranno. Manolo? Io mi devo ripetere quello che avete detto voi. Mappe mentali, secondo me, è il primo strumento di chiarezza totale, ma ripeto, anche proprio per un brain dumping. E il ripetere, riformulare, rimangiare, digerire e ributtare fuori è un ottimo metodo, tant'è che Cocoa, se guardate i primi video, cioè i primi video, comunque i primi articoli, è cresciuto insieme a me, cioè io che non ero, anzi non sono neanche adesso un maestro a parlare in pubblico, però ho detto ok, incominciamo a fare direttamente i video dove faccio le recensioni, dove parlo delle cose che ho letto per imparare, è inutile che mi studio come imparare se poi non pratico, lo faccio, mi metto a berlina perché ho detto dei video con quelle bestialità di cui me ne vergogno, ma li lascio apposta, cioè per il memento mori, no? Bravo. Ci sono su, poi quando sarò Presidente della Repubblica li toglierò, ma prima di allora li terrò sempre e va avanti, adesso sto imparando, sì, a fare un po' il videomaker. Un'altra cosa importante, mano a mano che uno apprende,
è inevitabile che sia in disaccordo con se stesso. Cioè io non sono d'accordo con me stesso di quando ho iniziato, ma neanche un po', ero troppo new age, proprio perché avevo quegli scaffali di fuffa nella testa. Quindi quando sono enfatico su certe cose, sulle psicosette, su come vengono condotte le cose, è perché fondamentalmente sono il primo che c'è cascato per primo nella legge d'attrazione, in una marea di boiate new age tremende. Sono stato il primo a parlare di Asterix, di queste cose, pur essendoci delle componenti che magari poi il tempo uno può tenere, sono valide, non si butta via tutto del passato, però si evolve, e se non ti vergogni del tuo lavoro iniziale vuol dire che sei rimasto lo stesso. Cioè c'è stato un formatore italiano che conosco, ma non citiamo, ho lì anche il suo libro con la dedica, quelli in fondo sono tutti libri che mi hanno dato con dediche, poi qualche giorno tiriamo fuori, ma è meglio non farla vedere, altrimenti uno si mette dei dubbi su chi ha scritto quel libro. Comunque, che gli dico: ma tu stai ancora dopo X decenni a fare quelle cose lì? E questa è la cosa peggiore che ti possono dire. Cioè, se tu non guardi dietro te stesso, ma che cazzo di coglione ero, in termini tecnici, proprio che cazzo di coglione ero, vuol dire che non hai appreso, non hai memorizzato, non hai messo qualcosa di nuovo. Ecco, scusa se ti ho interrotto, ma questa era... Sì, con un mondo che è andato avanti nel frattempo e alla grandissima, quindi... Perché nell'apprendimento del futuro, bravo Manolo, tu mi dai degli spunti pazzeschi, quindi io ti cagherò il cazzo e ti interromperò. Il mondo del futuro, tra poco, iniziamo a dialogare con le intelligenze artificiali, e quindi sarà un altro modo, oltre ai video, agli audio che abbiamo parlato, ai libri. Oramai io da 2 anni sono passato totalmente al digitale, anche perché una volta questa era la stanza più importante di casa, dicevo, la biblioteca. Oggi la stanza più importante di casa è quella là, che poi vi farò vedere, seguitemi su Instagram o TikTok, è la palestra, quella di fianco, che comunica attraverso la porta. E appunto... Oggi la stanza più importante è la palestra, perché è stata dematerializzata con la nuova tecnologia, la libreria, oramai è dematerializzata in quegli aggeggi che vi ho fatto vedere, ed è un bene, perché mi permette le ricerche, mi permette appunti, mi permette di fare tante cose sofisticate, possiamo andare avanti, perché questa è un'introduzione, poi potremo parlare di come usare la tecnologia, ma al futuro noi parleremo con un'intelligenza che ci potrà spiegare bene Socrate, potremo parlare con un Socrate virtuale con gli occhialini, già c'è il Quest 2 che non è male, e ci risponderà e ci spiegherà la sua filosofia, e noi diremo le cose, e magari un giorno l'intelligenza artificiale, anche se ha le sue dissonanze cognitive anche adesso, ci correggerà le nostre, tutto il lavoro di Kahneman, scheda di... per cui ha vinto il Nobel nel 2002, avete capito che non abbiamo script, non abbiamo mappa, no, assolutamente cose, o le sai o non le sai, tutto a braccio. Scusa Manolo, vai, dammi altri spunti. Finito, ciao a tutti, un abbraccio, seguite, mettete like, commentate, fate domande sotto che vi rispondo su YouTube personalmente, e entrate nel gruppo Telegram, cercate Zio H, 4 lettere, l'ultima è l'H di hotel, e lì poi vedete il mio nome, potete usare Google, ma state attenti a cosa trovate, perché non e non abbiate paura di cambiare idea. mai aver paura di cambiare idea. Più l'apprendimento è l'esatto opposto è continuare a cambiare idea, a rifinire le proprie idee, e a volte essere in disaccordo con se stessi. Ciao a tutti. Bella. Grazie per aver ascoltato fino qui. Se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato, life hacking, biohacking, integratori, benessere psicologico, apprendimento, neuroscienze e transpersonalità, segui lo Zio H in ogni suo canale digitale, ciascuno con contenuti gratuiti e unici. In particolare su Telegram trovi molti audio esclusivi. Cerca queste 4 lettere senza spazi, Zio con H di hotel, su Telegram. Visita il suo sito migliorati.org per trovare tutti i suoi social e il ricco blog hacknews.net.